Il segreto del procuratore. Racconto di Sergio Clerici. Terzo premio al Premio Letterario Nazionale Trichiana Paese del Libro 2023. Nonché finalista con menzione d'onore al concorso biennale d'arte Unica Milano 2021-2022. Giovedì. Buongiorno, dottor Crucitti. Lo salutò ossequioso il portiere togliendosi il cappello con un leggero inchino, mentre il magistrato usciva dalla sua casa di via Donizetti, puntuale come ogni giorno. Erano le 8 di mattina precise. Al portiere venne da sorridere pensando che avrebbe potuto regolare il suo orologio sulla sua uscita. Lavorava in quel palazzo da quasi 7 anni e aveva ormai capito che era un uomo metodico e abitudinario e che faceva della sua puntualità un vanto. Il magistrato poteva raggiungere il suo ufficio al Palazzo di Giustizia con una breve passeggiata a piedi. Attraversava la strada e sbucava sulla piazzetta del Conservatorio, un bel palazzo ottocentesco che ospitava, oltre al famoso istituto musicale, anche un auditorium dove era solito assistere a molti concerti di musica classica, di cui era appassionato. Da lì arrivava in via Corridoni dove aveva frequentato il liceo da ragazzo e finalmente raggiungeva la sua meta, l'imponente palazzo del Tribunale. Dalla severa architettura tipicamente fascista. Saliva la monumentale gradinata esterna, passava i controlli di sicurezza e raggiungeva il suo ufficio al terzo piano. Quel percorso gli serviva per raccogliere i pensieri e ripassare mentalmente le incombenze che lo aspettavano. Quando entrò in ufficio, dette un'occhiata orgogliosa alla targa sulla porta Procuratore della Repubblica, Direzione Criminalità. Quanto aveva aspettato quella promozione, che era giunta inaspettata circa un anno prima. Era giovane per occupare una posizione tanto prestigiosa. Lo aveva aiutato la sua fama di magistrato integerrimo. Senza trascurare il ruolo che avevano giocato le sue convinzioni politiche di destra e l'appartenenza alla corrente più conservatrice dei magistrati, che in quel periodo aveva la maggioranza nel CSM. In quell'anno aveva modellato l'organizzazione della sua direzione al suo concetto di magistratura, scegliendo persone oneste ed efficienti e, perché negarlo, anche più accondiscendenti alle sue direttive. Il suo assistente era già lì, vedendolo. Si alzò in piedi di scatto, gridando, «Buongiorno, dottore!» «Comodo, Gargiulo! Ti ho detto che non sei più in polizia e che non devi scattare sull'attenti tutte le volte che mi vedi!» «Lo so, dottore, ma l'abitudine è una brutta bestia! Non riesco a trattenermi!» rispose l'assistente, rimettendosi immediatamente seduto. «A proposito, c'è un nuovo fascicolo!» È relativo a una rapina finita con il ferimento grave di una guardia giurata a carico di un certo Luigi Vinciguerra. Vuole che le faccia un quadro sommario della situazione? Luigi Vinciguerra? All'udire quel nome, il magistrato fu colpito allo stomaco e quasi barcollò. Si sedette alla scrivania, prendendosi qualche istante di silenzio. Non ora, grazie, ma portami il fascicolo che voglio darci un'occhiata. Subito, dottore. Disse l'altro, schizzando ancora in piedi, come aveva fatto poco prima, e portandogli di corsa l'incartamento. Gargiulo, calma, per cortesia, lo riprese ancora il procuratore, guardandolo con compatimento. Per ogni incartamento era sua responsabilità primaria quella di valutare la validità penale dei fatti, svolgendo tutte le indagini necessarie, anche avvalendosi del pool di investigatori e di magistrati assegnati al suo ufficio ed eventualmente istruire i relativi procedimenti. Prima di aprire il fascicolo, il procuratore rimase a fissarlo, chiedendosi se si trattasse di semplice omonimia oppure se l'indagato fosse proprio lui, Luigino, il suo amico d'infanzia, quel ragazzino scapestrato con cui aveva condiviso la fanciullezza nel caseggiato popolare di Via Canonica. Fu interrotto nei suoi pensieri dall'entrata poco elegante di Rossetti, soprannominato Bue, gigantesco magistrato assegnato al suo pool, che entrò in ufficio, annunciando, «Dottore, stiamo entrando in aula. Lei vuole raggiungerci?» «Certamente. Arrivo subito», rispose, alzandosi e uscendo dalla stanza insieme a lui. Quella causa e altre urgenze lo tennero impegnato fino al tardo pomeriggio. Si dimenticò completamente del fascicolo Vinciguerra, finché rientrò e lo vide ancora posato sulla scrivania. Consultò l'orologio. Erano ormai le 7 di sera. Rimase dubbioso per un attimo,
Poi prese l'incartamento, lo mise nella valigetta e si incamminò per tornare a casa. Seguì il medesimo percorso della mattina, impiegandoci esattamente 13 minuti, come all'andata. Prese l'ascensore fino al quinto piano. Aprì la porta. Erano le 19:30 spaccate, come sempre. Trovò la governante ad aspettarlo. «Buonasera, dottore. Io avrei terminato. Le ho preparato un bel minestrone e un'insalatona, come mi aveva chiesto. Ho pensato che avrebbe gradito anche una crostata di mele. So che le piace tanto. La troverà nella credenza. Se non avesse bisogno di altro, io andrei». «Va bene, Elvira. È stata gentile e premurosa come sempre. Grazie di cuore». «Allora buonasera. Verrò domani nel pomeriggio». La accompagnò alla porta che richiuse con due mandate. Dopo essersi tolto gli abiti da lavoro, fece una doccia e si mise comodo, con il pigiama e la vestaglia di seta marrone scuro. Francesco Crucitti abitava in quella casa da una quindicina d'anni. Era un lussuoso appartamento, enorme per una persona sola come lui, oltre 250 metri quadrati di superficie, con un grande salone, due camere da letto, lo studio, due bagni, una cucina abitabile come ai vecchi tempi e un terrazzo pieno di piante. Non si era mai sposato, ma amava gli spazi, le comodità borghesi e anche il giardinaggio. Aveva infatti trasformato il suo terrazzo in una specie di vivaio, con oleandri, azalee, rododendri e gerani. D'estate gli piaceva riposarsi e a volte anche cenare in mezzo a quel verde e a quei profumi. Andò in salotto e si sedette sulla poltrona rossa. Immediatamente, Benny, uno dei suoi due gatti, un bel esemplare di razza europea, venne a salutarlo. Gli fece le fusa e gli saltò in braccio, accoccolandosi sulle gambe. Crucitti lo accarezzò e lo baciò. «Ciao tesoro, sono felice di vederti». Prese in mano il fascicolo per esaminarlo velocemente prima di cena, ma ancor prima di aprirlo vide il suo cellulare privato illuminarsi ritmicamente, senza emettere alcun suono. Come se volesse attirare la sua attenzione per convincerlo ad ascoltarlo. Era il telefono personale che riservava a pochi contatti privati, quelli dei conoscenti e degli amici più stretti o di quelli a cui non voleva dare alcun riferimento della sua identità. Teneva sempre la suoneria muta e non lo portava mai con sé durante le ore di lavoro, lasciandolo a casa. Diede un'occhiata allo schermo. Era Tazio. Vide che lo aveva chiamato ben 12 volte quel giorno. Lo lasciò squillare a vuoto, finché lui si arrese. Crucitti lo avrebbe richiamato più tardi, adesso voleva leggere quel dannato fascicolo. Dalla prima pagina comprese che si trattava proprio del suo Luigi. La foto segnaletica poi non lasciava dubbi. I lineamenti marcati, il naso aquilino, gli occhi ravvicinati e nerissimi, la capigliatura ancora riccia e folta. Nonostante l'età molto più avanzata, tutto confermava che l'indagato era proprio lui. Il caso sembrava chiaro. Un'intrusione notturna in una galleria d'arte da parte di almeno due individui, l'arrivo della guardia giurata che li sorprende mentre stanno rubando dei quadri d'autore, tra i quali un prezioso Monet, una sparatoria nella quale la guardia rimane gravemente ferita all'addome e a una gamba, la fuga di un ladro con parte della refurtiva e l'arresto di Luigi da parte della polizia, arrivata nel frattempo come rinforzo. Il cellulare riprese a illuminarsi. «Ancora Tazio». Francesco posò il fascicolo sbuffando e rispose, «Pronto». «Ma che cazzo fai?» sentì esplodere la voce concitata del ragazzo. «È tutto il giorno che ti chiamo, merda. Dove cavolo eri? Perché non rispondi?» «Senti, calmati e abbassa la voce», ribatté lui. «Se non ho risposto è perché non potevo. Cosa c'è di tanto urgente?» «C'è che ho bisogno di qualche soldo e poi volevo vederti. Porca miseria, è una settimana che non ti fai trovare». «Vengo da te adesso?» «Adesso no, ho avuto una giornataccia. Vediamoci a cena domani sera». «Ok, poi rimango da te?» «Va bene», concesse Francesco anche se con riluttanza. Si salutarono augurandosi la buonanotte. Francesco aveva conosciuto Tazio, nome evidentemente di fantasia, su un sito web per incontri tra uomini ormai 6 mesi prima. La sua foto lo aveva subito attratto. Mostrava un ragazzino efebico, biondo e sorridente. Nessuna foto oscena come nella maggioranza dei casi. Anche la scelta del nome era particolare, quella dell'oggetto del desiderio di Burt Lancaster nel film di Luchino Visconti Morte a Venezia. Questo dimostrava una certa educazione di quel giovane. Almeno andava al cinema. Ricordò la loro prima telefonata. «Ciao,
parlo con Tazio, aveva esordito lui, titubante. Ciao, aveva risposto il ragazzo. Ti informo subito che non sono uno dei soliti escort. Sono arrivato dalla Slovacchia per studiare belle arti all'Accademia di Brera e ho bisogno di soldi. Tu sei interessato? Accidenti, aveva reagito Francesco, che non si era aspettato un attacco così disinvolto. Tu non ti perdi in dettagli. Vieni subito al sodo. Approccio diretto, direi. Beh, meglio chiarire fin dall'inizio come stanno le cose, così nessuno perde tempo. Allora ti interesso? Non so ancora, dimmi altro di te per cortesia. Come sono fatto fisicamente? Lo vedi dalle foto. Chi sono? Te l'ho detto. Che altro? Ho 23 anni, sono gay, mi piacciono le persone mature e serie, cerco il mio mentore. Tu potresti esserlo? Da allora avevano cominciato a vedersi, prima in maniera occasionale, poi sempre più spesso, ma sempre clandestinamente perché Francesco non voleva mettere a repentaglio la sua posizione pubblica. Col tempo, tra loro si era creata una certa empatia. Che giornataccia piena di sorprese, disse Francesco a se stesso. Si alzò dalla poltrona e passò in cucina, dove mise a scaldare la minestra preparata da Elvira. Benny era scattato subito anche lui, miagolando e scodinzolandogli tra le gambe col rischio di farlo inciampare e ruzzolare per terra. Gigio, l'altro suo gatto, un bellissimo certosino grigio, era già lì, sul tavolo apparecchiato con cura dalla governante, aspettando la sua razione di pappa. Francesco prese le ciotole dalla credenza, le riempì col loro cibo e le posò per terra. Cambiò anche l'acqua nelle vaschette e rimase a guardarli mentre divoravano la loro cena. Versò poi la minestra per sé, gustandosi quel profumo e quel sapore di verdura. Mangiò in silenzio anche l'insalata con un po' di pane e formaggio e poi, veramente stanco, si mise a letto. Spense subito la luce. Mentre si addormentava, sentì i due gatti salire sul lettone e accucciarsi accanto a lui, leccandosi il pelo, soddisfatti e felici di poter dormire con lui senza intrusi. La notte fu agitata. Sognò la sua vecchia casa di via Canonica e i suoi compagni di gioco di quando aveva 8-9 anni. Tra loro c'era anche Luigino. Si rincorrevano nel cortile con le biciclette, ma Giuditta, la portinaia, non voleva che i bambini vi giocassero. Li inseguiva con la scopa per scacciarli e punirli. Si destò di soprassalto, fradicio di sudore, e guardò l'orologio sul comodino. Erano le 4 del mattino. Richiuse gli occhi e cambiò posizione, ma faticò a riaddormentarsi. Venerdì. Quando squillò la sveglia, era tutto bagnato e sentiva le ossa rotte, come durante un'influenza. Si preparò con fatica, ma riuscì ad arrivare al lavoro alla solita ora. Appena entrato in ufficio, disse a Gargiulo, che già si era messo sull'attenti. Organizzami un incontro con Vinci Guerra a San Vittore per oggi pomeriggio e procurami una relazione completa su di lui. Vita, morte e miracoli. E soprattutto tutti i suoi reati da quando era nella culla fino a ora. Sbrigati. Ma dottore, obiettò l'altro guardandolo sbigottito. Chi va a interrogarlo? Chiese incuriosito da quell'interessamento così poco usuale. Andrò io. Lei in persona? Sta scherzando? Dovresti conoscermi ormai. Sai che non scherzo mai. Non sarei tenuto a spiegartelo, ma il caso mi intriga e voglio vederci chiaro. Adesso schizza a fare quello che ti ho chiesto. La relazione fu messa sulla sua scrivania alle 11 e l'appuntamento fu fissato per il primo pomeriggio. La lesse tutta ad un fiato. Da quando aveva 10 anni, Luigi aveva iniziato a rubacchiare qua e là. Da ragazzo era entrato a far parte di una masnada di sbandati, responsabili di piccoli furtarelli e spaccio di droga leggera. La prima volta che era andato in prigione, era per aver rubato una bicicletta. Aveva 12 anni. Lo portarono al carcere minorile Beccaria di Milano, ma fu rilasciato dopo pochi giorni per la sua giovanissima età. Poi fu arrestato un'altra volta a 17 anni per il furto in un magazzino di ricambi d'auto. Passò alcuni mesi ancora al Beccaria. La catena di reati e arresti proseguì senza interruzione. Era una sequenza che lo aveva visto andare dentro e fuori di galera continuamente per i motivi più svariati: borseggio, spaccio, furtarelli. Molte cose il procuratore le sapeva già per averle viste di persona, ma la storia dai 18 anni in poi la ignorava. L'ultima rapina, quella che li aveva fatti incontrare dopo tanti anni, sembrava che fosse stato il suo colpo più ardito, il suo salto di qualità.
preparato però con tanta improvvisazione che non poteva finire che male. Aspettò Luigi Vinci Guerra seduto sul lato più lungo del grosso tavolone della sala interrogatori di San Vittore. Quando fu introdotto dai secondini di fronte a lui, era ammanettato e teneva testa bassa, gli occhi puntati sui propri piedi. «Vinci Guerra, saluta il signor procuratore e siediti», gli disse una guardia. Il procuratore lo guardò. Era invecchiato molto e dimostrava più dei suoi 44 anni. Indossava la divisa a righe orizzontali del carcere. «Toglietegli pure le manette», disse, «e lasciateci soli, per cortesia». I secondini si scambiarono uno sguardo perplesso, ma poi eseguirono in silenzio e uscirono dalla stanza. Quando Vinci Guerra si sedette, finalmente alzò lo sguardo su di lui. Fu come se avesse visto un demonio. Lo riconobbe subito. Spalancò la bocca e dilatò gli occhi per la sorpresa, ma non riuscì a emettere alcun suono. «Ma sei tu?» balbettò non appena si riprese dalla sorpresa. «Sì, sono io», rispose Francesco. «Porca vacca, guarda un po' chi si rivede». Francesco si mise a braccia concerte. «Insomma, si può sapere che mi combini?» Luigi, invece di rispondere, si alzò e abbozzò un goffo tentativo di abbraccio, ma Francesco lo bloccò con un gesto della mano. «No, non farlo. Sono qui in veste ufficiale e se ti alzi, torneranno ad ammanettarti», gli intimò. Luigi si ritrasse, ma non riuscì a trattenere la commozione. Gli occhi erano diventati lucidi. «Scusa, ma mi vergogno», disse col magone. «Adesso riprenditi e stai tranquillo. Devo farti alcune domande preliminari, anche se il nostro colloquio non verrà verbalizzato. Devo ancora assegnare il tuo caso a un pubblico ministero». Ma Luigi era ancora sconvolto per avere incontrato il suo amico di un tempo. Prese a raccontare di allora. «Mi ricordo del mio primo giorno a Milano, quando arrivai con la famiglia in via Canonica dalla provincia di Caltanissetta agli inizi degli anni 60. Nessuno ci voleva parlare. Eravamo i terroni. Non sapevo neanche bene l'italiano. Voi col vostro milanese e io con il mio dialetto. Tu sei stato l'unico buono con me. È stato merito tuo se i bambini del caseggiato hanno accettato di farmi giocare con loro. Non me lo dimenticherò mai». Il procuratore decise di lasciarlo sfogare ancora qualche minuto per consentirgli di superare l'emozione dell'incontro e poi interrogarlo sulla rapina. «Sai, Cecco», continuò Luigi, «io ti ho voluto bene fin da subito. Quando gli altri ragazzini ti prendevano in giro, io ti difendevo. Dicevano che eri strano, ma a me non importava. Sapevo che eri bravo. Ti ricordi quando mi chiedevi dei segni sulle gambe? Adesso te lo posso dire. Erano le frustate che mio padre mi infliggeva con la cinghia. E sai perché? Non voleva che io stessi con te, perché eri diverso. Temeva che mi avresti infettato. Ma io non gli ho mai obbedito. Sapessi quante me ne sono preso per colpa tua». Francesco deglutì a stento. Non era certo che l'interrogatorio non fosse registrato o che qualcuno non lo stesse ascoltando. Doveva bloccare subito Luigi e farlo tacere prima che andasse oltre, riportando velocemente il colloquio sulla via ufficiale. Un interrogatorio tra un procuratore della Repubblica e il sospettato di un tentato omicidio. Alzò allora un braccio ed esclamò con decisione, abbandonando il tu col quale si era finora rivolto al suo antico amico. «Stop, Vinci Guerra. Adesso parliamo di quello che ci serve, d'accordo? Si concentri sulla rapina, per favore. Mi deve dire 3 cose. Prima me le dirai, prima sarà tutto finito». Luigi lo guardò stupito. Francesco era passato dal tono confidenziale a lei e lo aveva chiamato per cognome. Spaventato da quel brusco mutamento, accennò un sì con la testa, aspettando le domande che arrivarono subito dopo. «Chi ha sparato? Dove si trova l'arma e chi è il suo complice?» gli chiese allora il procuratore. Luigi iniziò a raccontare la sua storia. Il colloquio durò ancora una mezz'ora e quando si concluse, il procuratore lasciò il carcere con un senso di sollievo. Guardò l'orologio. Erano solo le 5 del pomeriggio e solitamente si sarebbe diretto ancora in ufficio per un altro paio d'ore di lavoro, ma quel giorno si sentiva stordito. La conversazione con Luigi non lo aveva turbato. Si sentiva minacciato da quei ricordi. Aveva bisogno di riflettere e riposare. Si fece dunque condurre direttamente a casa. Fortunatamente era venerdì e lo aspettavano 2 giorni di libertà dalle sue incombenze professionali.
L'incontro con Luigi non gli aveva riportato alla memoria la fanciullezza trascorsa in via Canonica, la banda di ragazzi del caseggiato, i teppistelli del quartiere, i loro giochi e purtroppo anche le angherie che era stato costretto a subire. Si era dimenticato che Luigi per anni aveva sempre preso le sue difese. Adesso lui si trovava nella posizione di poter ricambiare. Immerso in questi pensieri, la vibrazione del cellulare privato gli ricordò che avrebbe già dovuto chiamare Tazio, ma il ragazzo lo aveva anticipato. Ora sarà arrabbiato, pensò. Si stupì di essere felice di incontrarlo quella sera. Aveva bisogno di abbracciarlo, nell'illusione di un affetto che forse non esisteva. Ma spesso la vita è illusione. Basta fingere di crederci. Pronto, rispose Francesco. Ti avrei telefonato io fra poco, disse precedendo le proteste che prevedeva gli avrebbe fatto il ragazzo. Ma Tazio lo sorprese invece con una voce stranamente dolce. Non preoccuparti. So che hai avuto una giornata pesante. Posso venire allora? Gli chiese timoroso, temendo di sentirsi opporre un rifiuto. Francesco se lo immaginò indifeso all'altro capo del telefono e fu sopraffatto dalla tenerezza. Certamente. Ti aspetto per cena, gli disse con altrettanta gentilezza. Poi, rimango da te? Chiese l'altro, ansioso. Un accavallarsi di emozioni sconvolse Francesco che, dopo una pausa di silenzio, fu sbalordito, sentendo la sua stessa voce rispondere. Sì, ne sarei felice. Trascorse le oltre 2 ore che mancavano alla sua visita col cuore in subbuglio. Per distrarsi si mise a cucinare, preparando una cena semplice. Pasta asciutta alla carbonara e bistecca con patate al forno. Continui sguardi all'orologio rivelavano la sua impazienza. Erano ormai le 8 passate, quando squillò il campanello di casa. Quel suono fece emergere nell'animo di Francesco gioia e incoscienza, scacciando ogni altro sentimento. Eccomi, arrivo. Tazio gli si presentò vestito con dei jeans sgualciti e strappati sulle ginocchia, una t-shirt giallo canarino e un paio di scarpe da tennis. Anche un abbigliamento così casual riusciva a splendere su di lui, come se fosse un abito da collezione del miglior stilista. Era assolutamente favoloso. Il solito ciuffo ribelle sulla fronte, il sorriso solare e il brillio azzurro degli occhi lasciarono impietrito il procuratore, che non fu capace di pronunciare parola. «Allora, non mi dai il benvenuto?» disse il ragazzo, abbracciando Francesco e stampandogli un bacio sulle labbra. «Sono felice di essere qui». L'imbarazzo iniziale svanì presto, lasciando il posto a una totale confidenza. Godettero della cena e bevvero molto vino. Parlarono per ore, riuscendo ad aprirsi il cuore a vicenda e a svelarsi senza pudore segreti e speranze. Quando, ormai a notte fonda, si avviarono esausti verso l'intimità della camera da letto, si addormentarono stringendosi vicini. Sabato mattina. Francesco aprì gli occhi e si rese conto di essere ancora abbracciato al ragazzo. Si svincolò dall'intreccio di gambe e di braccia e uscì dalla stanza in punta di piedi. Si sentiva liberato, perché aveva preso 2 decisioni drastiche, in contrasto con tutte le sue convinzioni passate. La prima era che avrebbe aiutato Luigi. Aveva capito che il suo vecchio amico aveva un suo codice d'onore, era generoso e non avrebbe mai potuto far davvero male a qualcuno. La giustizia, quella vera, non doveva sempre essere uguale a quella giudiziaria. In quel caso mancavano evidenze certe. L'arma non era stata trovata e non c'erano prove né testimonianze che fosse stato proprio Luigi a sparare. Sarebbe bastato assegnare l'indagine al magistrato meno esperto del suo pool e ridurre al minimo le risorse investigative, per ottenere una condanna mite o addirittura l'assoluzione. La seconda decisione riguardava Tazio ed era ansioso di comunicargliela. Dopo aver preparato con cura la colazione, sistemò tutto sul vassoio. Le tazze col caffè, un bricco di latte, lo zucchero e 2 fette della torta che Elvira gli aveva preparato il giorno prima. Tornò in camera da letto. Tazio stava ancora dormendo. Accese la luce della abat-jour e si sedette sul bordo del letto, fermandosi a osservare quel fisico giovane e attraente. Stette così, in silenzio, per molti minuti, forse 15 o 20. Si domandava cosa significasse per lui quel ragazzo, un semplice svago o qualcosa di più serio. Non era ancora certo. Sicuramente rappresentava per lui un rischio, ma aveva capito che doveva essere finalmente se stesso e smettere di fingere e di nascondersi, costasse quello che costasse.
Tazio iniziò a svegliarsi, sbadigliando e stropicciandosi gli occhi. Francesco allora gli infilò la mano tra i capelli accarezzandoli e si abbassò per baciargli la fronte. Il ragazzo aprì un occhio, gli sorrise e lo salutò con la voce impastata, ancora mezzo addormentato. «Ciao, è tardi», gli chiese. «Buongiorno a te, sono le 10. Ho preparato la colazione». «Che bravo, grazie. Avevo proprio bisogno di una lunga dormita». Si stirò ancora, emettendo dei mugolii di piacere e poi uscì dal letto per andare in bagno. Era completamente nudo e, prima di rinchiudere la porta dietro di sé, si voltò, facendosi ammirare in tutta la sua bellezza e gioventù. Guardò Francesco, sorridendogli e soffiando un bacio immaginario verso di lui. Poi chiuse la porta dietro di sé, lentamente. Francesco rimase fermo a pensare. Quel ragazzo gli piaceva veramente. Lo faceva sentire più forte, più vero, più onesto e anche più altruista. Sentì lo scroscio della doccia e poi vide la porta riaprirsi e Tazio uscire avvolto nel suo accappatoio azzurro. «Ci sediamo al tavolino per la colazione?» chiese. Francesco annuì. Iniziarono a mangiare, chiacchierando. «Ieri è stato bello», iniziò Francesco. «Anche per me», rispose lui con un tono allegro, sentendosi in dovere di aggiungere, «veramente». «Credimi». L'uomo allora gli prese il viso tra le mani. Tazio lasciò che gli carezzasse le guance. Le dita si spostarono poi sulle labbra, toccandole leggermente. Francesco lo fissò intensamente. Era turbato. «Ho una domanda personale da farti. Ti prego, sii sincero», gli disse. Il ragazzo corrugò la fronte e, con una vaga preoccupazione, chiese. «Forza, sputa fuori. Cosa c'è?» «In questi mesi, mi hai sempre raccontato la verità su di te? Tutto quello che ti ho confidato è vero al 100%. Magari, qui in Italia sono uno studente spiantato in cerca di un amico, ma non sono un bugiardo. E l'hai trovato questo amico? Sei uno stupido, sai? Spero proprio di averlo trovato». La frase rimase in sospeso, lasciando Francesco in ansia. Dopo alcuni interminabili secondi, il ragazzo continuò. «Adesso mi trovo a casa sua. Ma che razza di domande sono? Guardami, cosa mi vuoi dire veramente?» chiese preoccupato. Francesco prese il respiro e disse, «Oggi per me è una giornata importante, perché ho preso due decisioni fondamentali». «E quali sarebbero?» chiese Tazio serio, temendo lui questa volta qualche brutta notizia. «La prima riguarda il lavoro e te ne parlerò dopo, ma è della seconda che, adesso, non riusciva a continuare». Il cuore gli batteva forte. «È una pazzia, ma...» «Dimmi, dai», rispose Tazio sempre più nervoso mentre, alzatosi dal tavolino, passeggiava avanti e indietro per la stanza, mangiucchiandosi le unghie. Francesco restò a osservarlo, finché finalmente riuscì a esprimere quello che stava rimuginando da ormai troppo tempo. «Che ne diresti di trasferirti da me?» gridò quasi di botto con una voce insolitamente stridula. Tazio si fermò di scatto, si voltò risollevato e corse da lui abbracciandolo forte. Gli posò la bocca sulle labbra e lo baciò teneramente. Poi gli confidò con la voce rotta dall'emozione. «Sì, speravo che prima o poi tu me lo chiedessi. Non so se funzionerà, ma di sicuro io farò del mio meglio». Il resto della giornata e tutto il giorno successivo lo trascorsero stando in casa in pigiama, guardando la televisione, ascoltando musica e facendo all'amore. Lunedì. Il lunedì mattina, alla stessa ora di tutti i giorni lavorativi, Francesco uscì di casa, questa volta accompagnato da Tazio. Il portiere, un po' sorpreso per la novità, lo salutò ossequioso. «Buongiorno, dottor Crucitti». Il procuratore si fermò e gli rispose. «Buongiorno, Giovanni. Voglio presentarle il signor Tazio Baginski. Da oggi si è trasferito da me. Ne tenga buona nota». «Benissimo, dottore», rispose il portiere. Rivolgendosi poi verso Tazio, gli disse ossequiosamente, togliendosi il cappello con il solito leggero inchino, «Piacere di conoscerla, signor Baginski». Tazio e Francesco uscirono dunque in strada, arrivarono nella piazzetta del conservatorio dove si separarono salutandosi. Uno si diresse verso il suo ufficio al tribunale e l'altro prese la direzione opposta avviandosi verso la sua scuola di Brera. Brera.